Gialla che noi vediamo lì, che effettivamente è un po' inquietante, perché una busta gialla vuol dire che ha a che fare con provvedimenti disciplinari. Questo vuol dire che qualcuno di voi è arrivato in ritardo un po' troppo spesso. Emma e Barbara, spesso. Giusto? Spesso. Cioè, spesso no, è stato quel successo quella volta e basta. Ecco, allora, io parlo per me, io sono stata sempre puntualissima, ditelo. Ecco, di questo parleremo dopo. Questa è la decisione che ha preso lo staff di Superstar. Adesso tocca proprio a te, Emma, e anche a Barbara ad esibirsi. Ok. E di questo ne parleremo dopo. Adesso date il meglio di voi, andate a esibirvi, date il meglio, perché toccherà la giuria a giudicarvi. Diamo inizio, wow, ciumbia! Diamo inizio alle esibizioni. Voi canterete una canzone di Zucchero. Barbara e Emma con Per colpa di chi? Una grinta, ragazze, non indifferente. Tra l'altro adesso stanno iniziando, hanno proprio, voi avete iniziato le esibizioni effettive, questo vuol dire che da adesso in poi la giuria voterà, e ovviamente il voto è molto importante, e credo che voi non avete paura di niente, lo avete dimostrato adesso, non vi scoraggiate per questa punizione di cui parliamo dopo. Marco Zischka, prego. Emma, grande grinta, complimenti, sicura? Anche se devo dire, mi piacerebbe sentirti interpretare un repertorio diverso, una ballata, e verificare quindi la tua duttilità. Quindi comunque ti meriti un bel otto. Grazie! È il primo otto della mia vita! Non ho mai preso il mio in generale? Bellissimo! Buono! Buonissimo, grazie! Bene, allora, per Emma, le potenzialità artistiche, quindi cosa ti dico? Brava! Io ti vedrei bene in questo trio finale, il voto è 7. Grazie. Molto bene, grazie Antonio Gerardi di RTL.
Massimo Di Cataldo. Dunque, tu ovviamente interpreti il canto. Sì, per Emma, abbastanza bene, sì. Sì, vai un po' troppo di naso secondo me quando canti. Sì, lo so. Comunque 7. Grazie. Mi verrebbe da dire una battuta quando dici cantare di naso. Qualcuno ha fatto un gran successo con questo. Vabbè, la John Bell, non sono io che devo dire. Brian. Una questione di personalità della voce. Beh, cioè, dei no, difetti, scherzo, sto scherzando. Di impostazione. Brian. Emma. Un oregano, un fulmine, un forza della natura, 8. Grazie! Il secondo 8 della tua vita. Il secondo 8 della mia vita, grazie Brian. Allora, vediamo, ha totalizzato 30 punti. Buonissimo, grazie. Benissimo. Marco Zischia, prega.